Sì, a parte la gioia che regalo a tutta la piazza di Castellammare, dovevamo dare una risposta soprattutto per quello che è successo in settimana, che ha preso ovviamente è stato bersagliato il mister a livello mediatico e purtroppo la gente non sa veramente come sono andati i fatti, però noi abbiamo dato dimostrazione che siamo un gruppo unito e il giocattolo non si è affatto rotto. Siamo riusciti a strappare un punto importante che ci fa rimanere sempre lì sopra. Noi ci siamo detti che noi dovevamo continuare a giocare, a creare di più perché al primo tempo abbiamo creato poco e niente ed eravamo sicuri che il pareggio magari riuscivamo a vincere, però ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a casa un punto importante. Certo, io sono dell'idea che un giocatore si deve sentire anche importante, un minimo importante a livello della squadra e a livello del gruppo. E questo gruppo dall'anno scorso, da quando sono arrivato, mi ha fatto sentire importante, mi ha fatto sentire sempre al centro del progetto e ovviamente le prestazioni sono più che positive. E ovviamente non voglio parlare del passato perché penso che c'è anche del mio, se non ho fatto bene come sto facendo adesso quando sono stato qua ad Avellino, però purtroppo adesso ho cambiato e sto bene e le prestazioni migliorano sempre di più. Ciao Daniele, buonasera. Sei stato il calciatore più